23 aprile 2020. Non so se avete visto il filmato che ho fatto oggi, in cui parlavo della risposta che mi è stata data dalla Regione Lazio. Comunque ora voglio parlare di un'altra cosa. Recentemente su YouTube ho visto carabinieri che hanno interrotto una funzione religiosa cattolica. Possiamo discutere se è giusto o sbagliato il comportamento dei carabinieri e possiamo discutere se è giusto o sbagliato il comportamento del prete. Allora, so che ho bene, in chiesa c'erano 13 spettatori. Più l'oratore, so che ho bene, sì, sì, ci sarebbe da verificare, comunque io ho capito così, quindi non c'è stato assembramento, quindi sì, probabilmente non c'è stata nessuna violazione da parte del prete e questo mi porterebbe a parlare di tante altre cose di cui parlerò più avanti. Beh, da una parte ammiro il coraggio dei carabinieri, perché interrompere una funzione religiosa non è da tutti. Comunque ho saputo che anche tale comportamento è vietato. L'ho saputo grazie a Vittorio Sgarbi, che ha fatto un discorso interessante. Sia chiaro, io non c'ho simpatia per Vittorio Sgarbi e non lo stimo tanto, però certe volte dice cose che io condivido. Comunque, qua leggo su Brocardi. Dispositivo dell'articolo 405 del codice penale. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiono con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a 2 anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da 1 a 3 anni. Poi vabbè, qua c'è scritta pure la ratio legis. Il legislatore ha voluto tutelare la libertà di culto nella sua dimensione collettiva e di fenomeno sociale aggregativo. Però comunque non mi piace sta cosa. Perché con l'articolo 405 del codice penale, chiunque, dopo aver fatto un crimine, potrebbe rifugiarsi in un luogo di culto. E i cosiddetti ministri del culto potrebbero fare una funzione, tirarla per le lunghe, poi quando un ministro del culto si stanca, potrebbe cedere il turno a un altro che esercita lo stesso culto e quindi vorrebbe portare avanti la funzione e quindi i criminali troverebbero rifugio troppo facilmente. No, non mi piace sta cosa. Ci sarebbe da abrogare l'articolo 405 del codice penale. E niente, mi sa che c'ha ragione Vittorio Sgarbi. Sì, io da una parte ammiro i carabinieri, però mi sa che hanno sbagliato. Poi, vabbè, ci sarebbe pure da capire. Ci sarebbe da capire bene il decreto coronavirus, perché insomma, se io esco da casa da solo per fare una passeggiata,
senza incontrare nessuno, senza riunirmi con altre persone. Sto facendo una cosa sbagliata? Cioè, non mi sembra che in questo modo contribuisco alla diffusione del coronavirus o di altre malattie. Insomma, qualcosa non torna. Il coronavirus sta dando pessimi pretesti al governo e a forze dell'ordine troppo zelanti. Poi, sì, uno che va in giro da solo mi ha fermato da elicotteri e droni. E non potevano farlo prima, quando c'erano ben altri criminali? Di questo parlerò più avanti. Per ora chiudo qua. Grazie per l'attenzione.